È stato annunciato in questi giorni il cartellone della nuova edizione del Groove Village, il festival che si tiene alle porte di Torino, che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli amanti della buona musica in Piemonte e non solo. Il primo festival della stagione estiva 2017, un cartellone ancora una volta molto molto nutrito e per tutti i gusti. Presentiamo questa nuova edizione con il direttore artistico Davide Rossi che è con noi. Buon pomeriggio, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Una nuova edizione ancora una volta ricchissima, perché siete andati a scegliere i nomi più importanti del momento sia sul panorama italiano che sul panorama internazionale. Come è stata costruita il cartellone dell'edizione 2017 di Groove Village? Il cartellone è stato costruito senza dubbio sempre ascoltando un po' le richieste da parte del nostro pubblico, affinando sempre di più un po' le armi per andare a scovare anche qualche novità e qualche primizia, e con l'intenzione proprio di soddisfare il più pubblico possibile. E avete scelto, come dicevo, i nomi di punta di quello che è la musica di questi ultimi mesi, di quest'anno, non solo nel campo italiano ma internazionale, e un po' variando un po' in tutti i generi. C'è la musica leggera, c'è il rap, ci sono i grandi musicisti jazz, la grande canzone d'autore. Avete costruito un festival davvero a 360 gradi, di musica a 360 gradi. Come sono stati scelti questi nomi? Ma allora, proprio la scelta è caduta tentando di andare proprio a prendere i più grandi interpreti che abbiamo al momento, quindi effettivamente noterete come nel calendario ci siano anche tante star italiane e straniere, diciamo molto attuali. Quindi partiamo chiaramente con il fenomeno J-Ax e Fedez da un lato, sino ad arrivare, che so, a LP, quindi Laura Pergolizzi, la persona che è diventata famosissima, è stata anche come ospite d'onore a Sanremo, diciamo è un po' il nuovo cantautorato internazionale. Allo stesso tempo, senza dubbio, non potevamo dimenticare Cicorea Belafleck, quindi un po' l'anima del jazz, che è sempre stata un fil rouge per il nostro Groove Village. Abbiamo la, tra virgolette, reginetta del nuovo pop inglese, Jess Glyn, che vanta milioni e milioni di visualizzazioni online. Non ci dimentichiamo di grandi interpreti della musica italiana, come da un lato Neck e dall'altro Fiorella Mannoia, e siamo orgogliosi di poterla avere di nuovo qui al Groove Village per il secondo anno consecutivo. Andiamo a prendere anche qualcosa di veramente particolare come Power of Stellar, che per noi italiani è diventato famoso per un famoso jingle di una compagnia telefonica, ma nella realtà dei fatti fa un electro swing veramente coinvolgente e unico, con una band di fiati piuttosto che un DJ set in contemporanea. Non ci dimentichiamo poi da un lato i grandissimi Bastiglie, quindi il gruppo inglese famoso per il pop rock a livello mondiale, il vincitore di Sanremo Gabbani, i miti per i più giovani, Benji e Fede, il secondo anno consecutivo, proprio perché abbiamo ascoltato molti fan che ci chiedevano di rivederli di nuovo. E andiamo un po' a concludere questa carrellata da un lato con Clean Bandit, una band inglese famosa anche questa per le grandissime collaborazioni con i più grandi artisti al mondo, e abbiamo anche Alvaro Soler, che direi, beh, forse si può anche non presentare Alvaro. Forse una buona parte del successo che ha avuto il Groove Village in questi anni è proprio il fatto di non voler essersi caratterizzato come un festival dedicato a un genere, un tipo di pubblico, a solo un pubblico, ma a tutti, veramente a tutti. Direi che è un'affermazione assolutamente puntuale e corretta, sì. Il nostro obiettivo è quello di poter soddisfare un po' i gusti dai più giovani ai più maturi, dalle persone che amano la musica più di nicchia sino alla musica più pop. Il Groove Village ha anche una fortuna che ricordiamo spesso, che è quella di trovarsi alle sue spalle, praticamente del centro commerciale Le Groove, un anfiteatro naturale che non ha bisogno di molto se non di montare un palco e delle luci. Sì, direi che ha anche bisogno di tanta cura. Effettivamente Groove Village è una creazione mondo di Le Groove che coccoliamo un po' tutto l'anno, perché è vero che il nostro festival dura 14 date quest'anno, dura, diciamo, si dipana su un mese e mezzo all'incirca di calendario. D'altro canto, per noi è un grandissimo orgoglio sempre ricordare che noi siamo un festival che non guarda mai al cassetto, noi guardiamo all'accoglienza. Quindi abbiamo la fortuna di essere di Le Groove, quindi un centro commerciale con una potenza impressionante, 13 milioni di clienti l'anno. Abbiamo l'opportunità di avere questa arena giustamente naturale con il verde da tutte le parti, quindi ci dimentichiamo di pietraie. Abbiamo all'interno anche una piscina,
piuttosto che tanti fiori. Ci sono anche altri servizi che vi offrite, a parte i parcheggi gratuiti, ma ci sono anche bar, ristoranti, cocktail, ci sono aree riservate per bambini e per disabili, è proprio tutto l'insieme del Go Village che lo rende accogliente. Esatto, esattissimo, per noi proprio è tutto questo insieme di piccole e grandi cose che rendono un po' la magia del Go Village. Quest'anno fra l'altro andiamo a migliorare un po' ulteriormente la mobilità sostenibile, perché ci saranno all'incirca un centinaio di parcheggi dedicati al car sharing, quindi si potrà parcheggiare fisicamente di fianco al palco per poter entrare, e allo stesso tempo abbiamo di nuovo rinsaldato e rinvigorito tutte le convenzioni che abbiamo con Turismo Torino, piuttosto che Turismo Piemonte, la Fondazione Torino Musei, il Museo Ettore Fico, quindi per andare sinergicamente con il mondo della cultura a 360 gradi. Abbiamo detto che il festival inizia il 19 di giugno con quello che credo uno degli appuntamenti più attesi, cioè il ritorno a Torino di J-Ax e Fedez. Si chiuderà il 29 di luglio con un appuntamento molto particolare, perché è una specie di gemellaggio con la Notte della Taranta. Voi portate un pezzo di musica folk pugliese a Torino. Sì. Con grande orgoglio non solo portiamo una parte proprio del nostro patrimonio culturale italiano, quindi con la band di Antonio Amato, che è uno degli headliner della Notte della Taranta, e loro troveranno qui ad accoglierli anche la Paranza del Geco, quindi una formazione piemontese con evidenti radici del Sud Italia che tiene in moto sempre la tradizione del Sud Italia un po' trapiantata qui in Piemonte. Questa serata la cosa molto più bella è che è ad ingresso gratuito. Quindi per la prima volta il Go Village fa anche una serata dedicata un po' a tutti gratuitamente. Dal 19 giugno al 29 di luglio all'Arena Verde esterna del centro Le Gru a Grugliasco, alle porte di Torino. Tutte le informazioni sul sito gruvillage.com. Io ringrazio Davide Rossi che ci ha presentato questa nuova edizione. Buon lavoro. Buon lavoro a voi e vi aspettiamo. Grazie.